l'attesa di Loreto, la comunità ecclesiale lo attendeva da molto tempo. Io sono arrivato poco più di un anno fa e appena arrivato la gente mi chiedeva: ma quando viene il Papa? Quando viene il Papa? Adesso il Papa è arrivato e l'attesa sta intensificandosi, soprattutto per la preparazione spirituale. Fervono i preparativi necessari per queste circostanze, ma soprattutto ieri, visitando tutte le parrocchie, ho potuto riscontrare proprio anche un impegno di preghiera, anche di offerta di questa settimana, di sacrifici, di fatiche, di gioia, anche del lavoro quotidiano, degli impegni quotidiani, proprio per il buon esito della visita. Che porti nei cuori, ecco, quella grazia della fiducia, della serenità ad affrontare la vita, della speranza, sapendo che Dio è con noi. Ecco, il Papa viene tra noi per ricordarci la presenza di un Dio che non ci abbandona mai e che fa strada con noi. È la prima volta, tra l'altro, che un Papa celebra l'Eucaristia negli ultimi 162 anni. L'ultimo Papa fu Pio IX. E tutti gli altri che sono venuti in visita, da Papa Giovanni fino a Papa Benedetto, hanno stato in preghiera, ma l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica, viene celebrata da Sua Santità Papa Francesco da solo, ecco, in Santa Casa. E questo credo che abbia un significato simbolico, religioso molto forte, perché è come dire, attraverso questo segno, la forte unione, l'intima unione che c'è tra la piccola chiesa domestica, perché lì ha vissuto una famiglia, e la grande famiglia, che è la Chiesa universale. Un evento, credo, storico dal punto di vista della firma di un documento post-sinodale fuori del luogo di Roma, ecco, del Vaticano. Quindi il Papa sceglie Loreto. Adesso io non so i motivi, ma penso, secondo me, che la ragione principale sia che qui viene conservata la reliquia della casa di Nazareth, dove Maria è cresciuta e dove questa casa ha visto crescere anche il giovane Gesù. Quindi lì ci sono due giovani speciali, a cui si aggiunge anche San Giuseppe, che si era fidanzato con Maria, che sono il riferimento fondamentale per tutti i giovani credenti e anche non credenti. Qui i giovani vengono in pellegrinaggio, e quello che commuove è vedere come entrano in silenzio e sostano in preghiera in Santa Casa. C'è una, come si può dire, una forte, avvertono, si capisce che si avverte una presenza del sì di Maria. Quelle pietre sono le testimoni del sì di Maria, del sì di Dio che vuole far casa con l'umanità, con ciascuno di noi, ma anche del sì di una giovane donna che si è aperta al disegno di Dio. E in Maria ogni vocazione trova il suo riferimento. Qui i giovani si sentono particolarmente anche incoraggiati a fidarsi di Dio e ad appoggiarsi a Maria, perché li aiuti a dire sì al disegno di Dio. Soprattutto a scoprire che il disegno di Dio è sempre più bello e più affascinante di quello che noi possiamo immaginare. Maria è la donna, è la prima credente che accoglie il dono della presenza di Dio in modo singolare nella sua vita, però diventa anche la prima missionaria che esce di casa e va verso la realtà di una necessità, che è quella della cugina Elisabetta, la visitazione. Quindi l'annunciazione e la visitazione sono profondamente connesse. Questo per dire che i doni che ogni cristiano, che tutta la Chiesa riceve, non sono per essere trattenuti, ma per essere portati con quell'atteggiamento di uscita che il Santo Padre continuamente ci richiama. Una Chiesa che va verso il mondo sapendo di portare Cristo, che è il desiderio profondo di ogni uomo. Penso che soprattutto al di là di quello che si dirà, è importante l'atteggiamento di familiarità, che il Papa possa vivere anche un momento di familiarità. Del resto questa è la casa di Maria, è la casa di tutti, è la casa anche del Papa, ed è giusto che anche il Papa possa vivere un'esperienza, ce lo auguriamo, di
serenità d'incontro anche contratto familiare. E a mezzogiorno, come tradizione, suoneranno le campane a festa di Loreto, di tutte le parrocchie di Loreto, ma anche sono state invitate tutte le parrocchie delle Marche a suonare a festa per ricordare l'annuncio dell'angelo, ma anche per dire il nostro saluto al Santo Padre che mette piede in questa meravigliosa terra marchigiana. Io non ho fatto fatica ad inserirmi in questo contesto, anche forse per una sintonia culturale con il Veneto, per esempio l'intraprendenza, il senso del lavoro, la voglia di costruire, di fare, ecco, credo che siano valori che ci accomunano, e anche una certa creatività che prende l'iniziativa e che si muove per realizzare qualcosa di buono. Credo che questi siano gli ingredienti che ci hanno permesso di sintonizzarci reciprocamente in questa esperienza.